Sagra del liscio. La nuova sagra del liscio. Oh, addirittura il flash. Oh, una sberla da parte. Martelli volanti. Benvenuti, signori e signori, nella nuova puntata del Silver Time. Ora vedremo come il nostro team Red cercherà di fare il tutto per tutto per vincere. Ma smetti di cazzare, ragazzi, era programmato che io gli dicevo, ma smetti di cazzare, solo che non l'ho detto e quindi doveva continuare. Non sapevo che cazzo dovevo dire. Bella, ragazzi, questo secondo episodio che vede il ritorno a sorpresa. Non del più votato, ovvero Nabazzo, esatto. Ma di AntoPro. Perché? Che è successo? Che giustamente, ragazzi, noi abbiamo detto, intanto le invita, aspettate, Blitz, perché qua è... Oh, gli fa il gioco! Il giochetto, attenzione, vedo non vedo, di qua, si scambiano. No, però, no, lo grabba e ci vadi, perché giustamente dice... Subisce dei bei danni, ma interviene... E poi flash, abbiamo fatto tutto bene. Comunque, dicevamo, ha vinto lo sport e ha vinto Nabazzo. Però, ragazzi, noi facciamo ogni giovedì, lo ripeto, per chi volesse partecipare, il post reclutamento in Comunità Luna. Alle 13.45 invitiamo... Esatto. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, non è, cioè purtroppo anche se avete vinto dovete essere voi a controllare se avete vinto, e soprattutto perché esce un post nella mia pagina il giorno, la mattina alle 10 del giovedì, esatto. E soprattutto a farvi trovare presente alle 1.45, anche perché come sapete oggi stiamo giocando con la patch 7.1, che adesso vi dico anche cosa è cambiato. Quindi abbiamo ritardato un po' per colpa della patch, sì. Io e Wolf rischiamo di essere licenziati, gli abbiamo detto, ragazzi, però, alle 2.49 a vostra discrezione, se non volete mandarci sotto una strada, surrendate. Sotto una strada? Ma dove cazzo, sotto un ponte? Comunque, ragazzi, come fai a starci sotto una strada? Senti, ma ripetiamo le regole, come funziona questo Dark Mid AntoPro. Che sberle da parte di AntoPro, che era il precedente Rengar. Potrete votare e decidere voi che state guardando il video chi passerà al video successivo, l'unico eroe. Come fate a votare? Attento, perché Pisello Donte questo proxy di vostra maestria male. Potrete votare voi il prossimo. Ah no, si era perso il dominio, però è ora di tasse, secondo me, cioè, chi sta a far perdere tutti, ce n'ha due Gallio, ma Gallio non si preoccupa. Dicevo, sarete voi a decidere tramite commento, esempio hashtag Hero AntoPro Mi babbo. No, io dico mi babbo, dico uno. Attenzione, Luke! Grab. Dico uno dell'altro team, perché almeno non do favoritismo. Attenzione, lo stanno esplodendo. E c'è. Oh, giustiziato. Sta proxando bene. Andiamo alla bot lane composta da Matt Mancio e Luca Napoli. Fare numeri davvero esorbitanti. È il momento di Luca Napoli per sparare la bomba. E c'è il clip grandioso da parte di Matt Mancio. E si porta a caso il first blood. Secondo me vogliono anche Twitch, che giustamente va là e ci va. Attenzione, perché i nostri eroi stanno letteralmente distruggendo il team. Ci sta. Hanno fatto un'ottima giocata sia in battle lane. Arriva anche Rek'Sai. Comunque, dicevamo, dovete votare tramite sondaggio dal punto esclamativo in alto a destra come commento. Esatto. La somma dei commenti farà... Guarda Pisello Donte. Oh, c'è il flash, attenzione. Mamma mia, che squadra, ragazzi, che squadra. Io vedo... Chi indovina cosa vedo? Vedo un futuro all'FK solo perché forse riusciamo. Io vedo il domani. Video. Tanto domani è il mio compleanno e stai. Attenzione, facciamo l'auguri, anche no, non è domani il tuo compleanno, perché noi stiamo registrando il giovedì, ma esce il lunedì alle 14, già, quindi è già stato il tuo compleanno. Era attenzione, guardalo Elisi, vai così, c'ho ancora il lavoro, dai Elisi. Ti dico, Yadum. Comunque, Yadum. Stavamo finendo... Pronunciami Yadum, fammi un test. Yadum. Ragazzi, ecco! Sono contentissimo. Una cosa non abbiamo detto, siamo a 4 minuti, diciamo questa, lo scorso video ha superato i 500 like. Io non so come ringraziarvi, esatto. Perché io voglio dire una cosa seria. Era molto che non li raggiungevamo, anche se abbiamo avuto record pazzeschi su questo canale. Da quando? Cosa? Record pazzeschi? No, hai detto pazzeschi. Pazzeschi? Bravo. Abbiamo c'è stato un calo, giustamente, dovuto a mia negligenza non voluta, ma per colpa del lavoro e del trasferirmi a vivere da solo. Non però sono stato contentissimo, perché quando lo fai per passione
sembra una cazzata, quella che non ci fa niente. Però ti fa capire che uno gli è piaciuto talmente tanto che, oltre che esserselo tiene. Visto, è andato anche lì a mettere un mi piace, come a dire: guarda, Stassi, mi è piaciuto. E io sta cosa mi voglio tantissimo. Attenzione, Anto Pro. Anto, il precedente Rengar non ce la fa. Quindi scappare. Io vi ringrazio e se volete, superiamo anche oggi 400 lacchi. Ogni volta fermo una scommessa. Se superiamo, l'altra volta era 300. Se stavolta ne superiamo 400, metto una foto di me Wolf in mutande. Va bene. Sul mio Instagram. Va bene. Va bene? Che cazzo spacchi con me che non ci vedono? Cosa? Comunque, ragazzi, detto questo, la patch 7.11 stiamo 7.11, giocando. Che vedi, ha rinerfato anche se è stata piccata. Il nerf modalità 10 ban, quindi ti aspettate più, lo devi contare perché sennò... E poi è cambiata Rek'Sai, adesso in teoria l'ultimate ti salta in faccia come Wolf che vede una donna. Ma la vedremo. Poi vabbè, sono stati cambiati Kindred, Malzar, Maokai, Rek'Sai, è uscita la patch di Tryndamere e c'è stato un buff a Mundo, Malphite e Silence. Attenzione perché Josh non ce la fa, se ne va. Pisellodon te ne approfitta del no, DC. Mi babo, tutti, regà. Mi babo, tutti. C'è stato un problema in Questi Tanzania. Questi sono gli alter ego di Starsky e Wolf, sì. Che invece di castà stanno, attenzione, stanno a giocare al lavoro. E vediamo una bot lane devastante tra Luca Napoli e Matt Mangio che Questi stanno a giocare a pezzi. Sono gli alter ego nostri che lavorano in Turchia alla FGAP Studio. Alla FGAP Studio. E quindi rischia di Anto Pro prova la vendetta dopo aver ricevuto il gank con Rek'Sai. Ma io comunque sta modalità che abbiamo messo per registrare, io mi risento pure, quindi mi sto insordire, è bruttissimo. No, è buonissimo. Guardate come picchia. Insomma, no, e poi la cosa bella è che è uscito anche il Brawl Stars in venerdì scorso. Bravo, no? Tra l'altro quindi molta gente, molta gente, tu te devi sempre ricordare che se noi registriamo giovedì, quando stiamo registrando adesso, temporalmente, loro che ci ascoltano è lunedì, allora è passato già fa. Sabato, no, poi magari siamo morti. E tu questo non lo puoi sapere. Pensa che brutto io e te siamo morti sto weekend mentre esce sto video. Pensa alle visual che sta a fare sto video, ma noi ci siamo col cuore, perché adesso io vi sto parlando, ragazzi. Esatto. No, che poi queste cose si portano via il lavoro. Quindi sto a casa tutto il weekend. Per cazzo è mio modo, devo andare al mare. Andiamo al mare o no? Andiamo al mare. Attenzione, Anto Pro. Vai Anto, un'altra sperma. Devastante. Non riesce a sopravvivere, ma fa veramente un'azione spettacolare. Dicevo, è uscito il Bronze Time, perché molti sono preoccupati. Ma non è che il Silver Time sostituisce? No, lo ripetiamo, ragazzi, noi abbiamo fatto il Silver Time come cosa in più. È una cosa in più, infatti, anche diverso. Anche in bot lane da parte di Rek'Sai. È un po' strana, perché comunque 2 contro 2, eh. Sì, no, anche perché sono abbastanza fedeli. Pisello Donte sono carichi questi Silver. Guarda, una cosa, una lancia a favore, la spezzo. Di chi? Se la votazione fosse per il nome, lui avrebbe vinto 10-0 su tutti. 10-0 su tutti per Pisello Donte, il grande dinosauro, il pene dinosauro. Ma visto da oggi nel Silver Time mettiamo anche le patch note, praticamente. Sì, cioè, portiamo avanti una nuova patch. Portiamo avanti, cioè... Certo, detta con la tua voce è un conto. Detta con la voce di... Vai, prova di questi cambiamenti, fai. The new patch. Ecco a voi i nuovi cambiamenti con la patch 7.11. È stato buffato Dottor Mundo con la lingua più verde. Malphite ha acquisito 2 sassi in più. Sion invece è tornato in vita. I nerf invece sono per Ari, ha una coda in meno. Due palle. E solo due Caitlyn palle. Gli hanno rotto la canna del fucile. Lucian gli hanno tolto una pistola. E Syndra invece non c'è più. Attenzione, perché adesso andiamo per uno. Però quella è la piantina, si usa la piantina, devi urlare. È vero, si usa però, la piantina. Però non è tornata lei. Incazzata nera, torna, vediamo Ari. La sagra del liscio. La sagra del liscio. La nuova sagra del liscio. Oh, addirittura il flash. Oh, una sberra da parte. Martelli volanti. Ci arriva, lo Luca sapevo. Napoli. No. Vai Luca Napoli, sei tutti noi Luca. Vai Luca. Spara di un altro colpo. Vai Luca. Boom. Oh, lo fa. Se si lo sta fanno. Fidando mica male, guarda. Luca Napoli sta sul 3-0. Una partita a sé da solo. La nostra bot lane sta dominando. Ma è stato uno dei miei primi champion, lo sai. È stato il champion con cui ho fatto gol della prima volta in season 2. E ne vai orgoglioso di questo? Sì. Oh, ho preso Gianna Championship. Guarda, grip da parte di Matt Mancio. Non ha neanche l'ultimo. Master of Hunter 95, secondo me è italiano. Sembra. Gli italiani mettono sempre, lo sapevi?
Ah sì, mettono i numeri? Mettono sempre la data di nascita, solo un italiano facciamo, okay, qualche spagnolo copiante. Qualche spagnolo con... qualche ibrido che sì, c'è magari ibrido. a mamma italiana. No, la cosa meglio sono le ragazze che vanno ai programmi americani. No, sì. Ma io sono grassa perché ho papà italiano e mangio pasta due volte a settimana. Beh, è un ottimo motivo. Beach please. Beach please, dai. Porco due, mangio pasta per colazione. Attenzione, Pisello Donte, Costa e Giuc, se ne va. Ma no, ci prova però. Però ha fatto prendere una torre, ha farmato. Gale ancora a 6 milioni, che se ne è proprio andato, secondo me. Sì. Che è un ottimo modo, perché noi, io voglio strutturare questa rubrica sia come modo di far divertire 5 persone, far vedere che 5 italiani possono giocare divertendosi, esatto, e fare nuova amicizia, sia analizzando un pochino le cose. Diciamo anche le... Il bruxare non è semplicissimo, soprattutto se poi cerchi di diventare signore d'anelli. Però... la cosa che dico io a sto Elo, incredibile, flash veramente... no, purtroppo Anto, attenzione, niente, ci prova, è una rivalisina, se ne arriva, arrabbiato, incazzato, c'è la corda per il jump, no, ci delude un po' Iadium che non molla il chase, parte, non è il flash, non è il flash, doppia sberla, ciao, in bocca. Dicevo, proxare a sto Elo può essere una buona soluzione, che sali facilmente, non è male, capite? Mentre vedi a Mindset, è stato bravo, è smitato. Il salvataggio da parte di Matt Mancio, che prova subito il grip. E se ne riva, perché lui ci ha provato, è tornato in capo, ha leftato. Mi ha detto, gioco, ma è da parte di Luca Napoli per attaccare, cioè, Luca, senza pietà. Ci va, guardalo, aggressivissimo, costretto al flash Rek'Sai. Ci spara una bomba sberla di Luca, niente. E i Cesaroni. Ma questa coppia Matt Mancio e Luca Napoli è veramente devastante. Io, secondo me, se si sono conosciuti con sto video, li rivedremo giocare insieme. Sì, questa sarebbe il top. Il top per me sarebbe proprio il senso del perché. Guarda, facciamo tutto questo. Sarebbe bellissimo una maestria a forma di cazzo per Pisello Donte, tipo un cazzetto moscio, sì, che si alza con il dinosauro. Poi capito, lo prendi le varie misure con i livelli. Cioè, guarda come doggia. Lui è impazzito proprio. Doppio carretto. Triplo carretto. No, è ora di andare. C'è un momento in cui è ora di andarsene. E lui resta. Lui Frank resta imperterrito. Non ha lui resta, ma guarda i suoi alleati. Prendono un'altra torre grazie a questa cosa. Attenzione, mamma mia! Matt Mancio con il buono di dribbling. Pessimo gli skillshot, ma buona l'intenzione. È stato divertente vedere come un flash grip a volte può diventare uno scanker. Mi spieghi una cosa? Sì. Io, Leoncino, secondo me è un bravissimo cosplayer, no? Sarà fatto. Però, perché c'è sta lui e non io? Perché? Aspetto nudo a fare... Regà, seriamente, cioè, a parte il fight in cui si squagliano... In 3 contro 5. Blitzcrack si permette anche di andarsene. Il ritorno di Blitz, il calcio... Mamma mia, li prende tutti e tre. Li prende tutti e tre. Non mollano, vogliono restare tutti, si suicida. Mi dico Vanganak. Lio Zin ci sta per andare. Secondo me ci arriva. Noi guardiamo impauriti la porta dell'FK Store, pensando che arrivi anche il capo. Di poco. Io una cosa volevo dire, ragazzi. Se volete anche voi Starsky Oh mamma mia, Yadium. Se volete anche voi Starsky nudo sul client di LOL, è tutto normale. Scrivetelo nei commenti, perché la Riot li guarda sti video. Cioè, la Riot deve sapere, va contenta. Alla fine la Riot esiste perché ci stanno gli acquirenti, quelli che comprano le skin. Esatto. E noi è vero che non compriamo più skin se non ci sarà Starsky nudo sul client. Io non mi rifiuto a comprare Starsky skin nudo sul client. Sul client. Hashtag nei commenti, hashtag vogliamo, esatto, Starsky nudo sul client. E vogliamo anche dammi che si rasi a zero. Starsky rasato a zero. Mettete l'hashtag. Se raggiungiamo i 1500 like, Starsky si rasa a zero. No, abbiamo detto la foto 1500 de culo like, su Instagram con 400 like. 400, no, basta quello. Con basta Starsky e Wolf di culo. Non succede, metti che succede. No. 1500 like, Starsky si rasa a zero, signori. No. Ma manco se, non lo so, se arriva... No, Babbo Natale incazzato. Babbo Natale vince la. Non si dice. Incredibile. Niente da fare per Matt Mancio. Ci riprova ancora. Il grip. Attenzione, 10-13, fammi vedere cosa so. Un po' di paura si vede negli occhi di Starsky, che teme che il boss QQ arrivi. 19 minuti al licenziamento. Abbiamo 19 minuti per chiuderla, ragazzi. Forza, famo signori. 20, so. Dai, 34 minuti che ne hanno chiusa. Dai, sì, pure che ha lasciato Calio. Spingete, attenzione, è arrivato pro. Momento, vi ricordo che dovete votare tramite commenti. Che si è fatto Antopro? A Static?
Cioè, guarda lo pisello tonto. Oh! Luca Napoli arriva minacciosissimo. Rexai è lì, potrebbe killarlo. Non si l'ha proprio reso conto Luca Napoli, c'ha Rexai. Niente, niente. Vedono Flex Moto. Flex Moto! Lo grabba, lo grabba. Da parte di Flex Moto. Oh no, è tornato. E attenzione perché è rischioso. Oh, è tornato. È tornato. Il Blooming Bug. Ci sono tre foglie. Guarda, per guarda. Noi. Ci prova. In tutti i attenzione, modi. Ancora attenzione. Ancora Matt Maccio. Si portano a casa, ma è tornato Gaio. Ti hanno portato un regalo. Non lo so se è tornato o non è tornato. Sì, è tornato. È tornato ufficialmente. È tornato ufficialmente. Lo fa. Dato un saluto da parte del capo QQ. Marco, un saluto. Ormai ci stai. Saluta i nostri silverini. No, in realtà te ci sta maliscia perché c'è paura che va oltre i tre video. Ragazzi, hashtag viva il capo QQ se non c'è licenza. Poi lo faremo sapere. Speriamo in bene. No, c'è lì. No, esplode. Si portano a casa una skin spettacolare. Guarda, vi ho acceso l'aria condizionata. Mamma mia, te ringrazio. Un applauso, un hashtag grazie capo QQ. Grazie capo QQ. Ragazzi, perché noi siamo nella saletta. Chi è venuto a trovarci ha visto che c'è Lamentos, scrive già. Lamentos. L'ha visto, chi è venuto a trovarci c'è una saletta. Giustamente in pausa pranzo abbiamo l'aria condizionata spenta, ma noi siamo comunque tornato quell'ordine. Salta, sembrava Wolf che ha visto la cosplayer. Attenzione, è cazzo ride per. Reagisco proprio in quel modo. Sono un misto tra Rek'Sai nuovo e Warwick. Il problema è quando ti danno buca, ti dicono di no. È il salto di Warwick. No, non si sta accusa così tanto. Hai visto? Ci ha provato. Ha detto mi mischio che texture. Ah, sono francesi. Invece, Fressud e François. Da oggi sappiamo che anche i francesi mettono. Che cosa ha fatto? E poi lì cerca l'assalto finale. Anche considerando il fatto che Pisello Dotto è un professionista della top lane, un genio del single adesso, time. Attenzione, dirà tutti spell. Tutti spell. Arriva tutti spell. Attenzione, ci prova. Matt Mancio arriva cercando di fare. Non c'è niente da fare. A casa. Grande colpo di Pisello Dotto che col suo veleno. Ha farmato. E fa vedere come si fa a farmare. Tra l'altro, guarda il team, Fortino. Fortino. Fortino, ripeto, una cosa ho notato nell'ultimo. È andato tutto da Dio, è stato bellissimo, molta gente per supportare il Silver Time e questa è una cosa apprezzatissima. Lo ha addirittura condiviso sul proprio profilo privato. Esatto, io ma sono guarda stato che spam contentissimo. Solo una cosa avete dimenticato, attenzione perché è crashato. Vediamo il fair play. Vediamo se c'è il fair play. Li stiamo guardando. No, se ne sbattono altamente come piace a noi. Li stiamo guardando addirittura all'ultimate. Fuoco a tutta volontà, distruggiamo. È ranked, se guarda in faccia a nessuno. Se, bravo, se resti indietro rimani indietro. Ci sono state tante votazioni, però una cosa non hanno specificato in molti, e molti sì. Per chi votavano un determinato esempio, io voto Pisello Dotto perché l'asta di Fortino mi ha fatto morire. Io voto. Nessuno c'è in pochi. Attenzione, Wolf, vede la cosplayer. Sì, vedete, la cosplayer. Qua è il ragazzo della cosplayer. Stanno gli amici. Ma fatto. Ci prova. Anche Zvanacchio. Regolalla, ha paura. Attenzione. Regolalla, sembra la canzone di Pippi Cazzalunghe. Regolalla, regola qua. Attenzione, Ari, è partitari. Hanno lasciato indietro. Non vuole mollare. Yadium arriva devastante. Leggendario. Guarda, Matt Mancio resta per salvare il suo ADC. No, c'è no. Da fare. Lo vuole vendicare. È il momento di provare il tutto per rutto. E arriva il mitico Yadium e si porta a casa anche Ari. Questo sì che è un team play. Io lo chiamo team play. Senti l'aria fresca. Sento l'aria fresca, mi sento ancora vivo. Forse non ancora licenziato, tra l'altro. Ci siamo allisciato, regalo. Ci siamo allisciato. Lui si vede i nostri video, ma secondo me c'ho il dubbio che ha 15 minuti e 10 chiude. Mo scoprimo. Secondo me ci siamo un po' allisciato. Mo se ci dice che ci ha sentito vuol dire che sente fino alla fine. Mi sente fino alla fine, se no no. Se no no, infatti. Perché siamo così coglioni? Intanto 14-27, 24-38. C'è Gallio che ha un mix tra l'FK e non. Ciao mamma, sono famoso. Dice il mitico. Non so se tua mamma va a leggere. Fuck you. No, dice stai tutto fatto. Starsky fa. No. Bellissimo, but no, STF sta per stai tutto fatto, secondo stai me. Stai tutto fatto? Giusto. STF cosa vuol dire, capo? It's a rapper. It's a rapper, beh, giusto. Con uno spoiler, non gli hanno scritto niente. Niente di che. Report attenzione, mi dice guarda Pisello Dotto come puscia.
potrebbe essere. C'è Gallio l'AFK e lui gli dà una avvelenata, cioè una spruzzatina, come quando. Ma no, ma Gallio non sta Gallio aveva. Stavo parlando. Gallio allora non ha leftato, ha proprio leftato. Diciamo che ha preferito non scontrarsi con Pisa. Io questa è una cosa che non capisco. Ari, esempio, che dice? 2 FK, report dello sport. Che avrebbero dovuto fare? Avrebbero dovuto surrendare. Sì, beh, in teoria. Ah, una cosa! Nell'ultimo video, all'ultimo, hanno surrendato, vinto. Avevano vinto, ragazzi, scusiamo, non ci siamo proprio resi conto. Hanno vinto i nostri silver, cavolo. Hanno fatto parte di un surrender per scherzo, attenzione, Ari è esplosa. Da parte di Yadu. Attenzione. Qui la partita è un po'. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Ricordiamo che in questa partita non abbiamo visto Piantini scoppiare o Draghi, infatti. Non l'hanno fatto. Non hanno fatto altro. Vogliono forse fare il barone. Due Draghi si sono fatti. Non diglielo, non diglielo. Li copre, però si copre quello che non vedo. Ma non è inquadrato. Loro vanno, rischiano un pochino, perché potevano chiuderla loro sapendo anche il pericolo di distruggermi. Di non distruggermi. Io sono il barone. Manca a voi la distruzione. Vi mangerò brutti schifosi esseri disumani. Mamma. Se lo so fatti, lo smite. La pentina. Ari, cerca di difendere. I Gigi Fellas dice. Ari cerca di difendere. Speriamo che rispondano bene i nostri silverini. Eh no, credo sia il push finale. Addirittura Antopro arrabbiatissimo. Din din, si fa sentire lo Yadium. No, vanno. Loro hanno difficoltà con il Minion addirittura. Figurati se pushano in 5. Un attimo di difficoltà con il Super Minion. Addirittura il surrender in 2. La nuccata, tutto a quest'Ari, tutto. Non e si muore salva. Dentro al Nexus. Muore all'interno della fontana. Attenzione, anche Twitch probabilmente abbandona. Lì, attenzione, no, si sacrifica. Sprizzo finale. Ci prova, lancia un grip casuale. C'è un po'. No, doppio ci. Ecco la pentakill, io già me lo sento, Guarda come entrano. Sono immortali. Sono entrati. Luke, no, era rimasto. Ma se ne. Guarda quanti minion, guarda. Vuole la pentakill. La vuole. Ci rivali, Sin, attenzione. Voleva la kill, il nostro Yadium ci porta a casa. Sogno di una quadra perduta e questo game termina qui, ragazzi. Io vi ricordo, ringrazio i 5 ragazzi che hanno partecipato, ringrazio Wolf, 12 minuti in anticipo pure il tempo per caffè. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo ancora il lavoro. Ringraziamo anche la FK Pastore, ci ha prestato la sua saletta per registrare. Esatto. E detto questo, ci vediamo giovedì. No, lunedì. È uscito il video, ci vediamo giovedì per registrare. Chi vuole partecipare nella community Starsky Industries, giovedì a luna uscirà il post, a luna 45 ci registra. Votate, bella. E ricordate, non dimenticate. Vabbè, volevo dirlo.